Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione. Da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale. Perché, perché la mia vista vede, è una lente naturale. E ho fantasia, e posso anche volare. La fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda, stelle, guarda, in questo mare di stelle. Mi perderò con te. Guarda, stelle, guarda, è un cielo di fiammelle. E il buio più non c'è. Oh no, no, no. Oh no, no. Stacco da terra di immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire. Da qui, da qui, una libera preghiera per una pace da inventare. E ho fantasia, e posso anche volare. Lo sai, ti fa volare. Guarda, stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda, stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, bruciano. Ogni uomo una stella, una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda, stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, è un cielo di fiammelle. Na, 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 na. Grazie. Grazie a te. Che potenza, che potenza. Questa è una dedica per la tua mamma, vero? Sì. E mia madre per in questo Anna. Momento è a Toronto. Che forse salutiamo. E la salutiamo perché è da mio fratello. E Anna è una donna coraggiosa, una donna straordinaria. Una donna che ci ha insegnato molte cose. Piena di risorse, eccola. Piena di risorse, quel sorriso ce l'ha ancora adesso. Ha attraversato la gioia, la sofferenza, però ci ha insegnato veramente a vivere riconoscendo
la semplicità, che è una parola che non usiamo più, no? Sì. Ma è una parola importante per stare in mezzo alla gente, per farsi riconoscere nell'essenza. Negli occhi delle persone, perché poi quando guardi una persona la riconosci da dove viene, proprio nello sguardo, nel modo di... In quello sguardo è come se vedi la vita di quella persona, come ha trascorso la vita, nel bene e nel male. È vero, è così. E la dedica è... A mia mamma Anna, mia madre Anna, sei sempre stata per me un esempio di amore e di coraggio. Mi hai donato le armi della gentilezza, della generosità e del rispetto. Grazie mamma per avermi insegnato a volare con i piedi per terra. Ti amo, guerriera della luce. Che dedica! Meravigliosa, veramente. Toni, c'hai proprio come una spada, ci sei arrivato al cuore. Come è nata questa canzone? Come nascono le canzoni? Guarda, da una frase, da un momento della vita? Questa canzone, devo essere molto sincera, l'ho scritta con un bravissimo scrittore, Pino Romanelli, anche lui pugliese, abbiamo trascorso un bel po' di tempo insieme, un pezzo di carriera insieme, e io ricordo e vivevo, perché poi uno magari non le racconta mai queste cose, vivevo in un bosco. E a un certo punto eravamo nel piano di questa casa dove io vivo sopra, e a un certo punto sento un rumore strano. Mi affaccio e dico, pensa a scrivere una canzone su uno che guarda le stelle, che di notte è lì che si affaccia. Chiaramente dentro questa canzone c'è per me personalmente un libro che ho sempre amato, che è Il Piccolo Principe. No? Che bello, sono partito da lì, sono partito da sentimentalmente, da una visione sul mondo con in piena libertà. Ecco, c'è questa fede verso la vita, verso l'amore, verso qualcosa che noi è più grande di noi, che non riusciamo a toccare, questa come la paura dei bambini quando hanno voglia di fare qualcosa. Sì. E credo che c'è sempre questa luce in questa canzone che fortunatamente ha fatto anche il giro del mondo. Io sono molto contento di questa canzone. Sì.